pace e l'amore di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Prepariamoci a questa celebrazione eucaristica per entrare sempre più profondamente nell'amore che Gesù ci ha offerto e a prezzo di sangue ci ha restituito la grazia di essere figli di Dio e fratelli suoi, membri della Chiesa. E mettiamo in pratica la parola del Vangelo, dice San Paolo al suo discepolo Timoteo: non cessare mai di offrire a Dio domande, suppliche e preghiere. Ed è quello che ora facciamo, anche perché il vostro gruppo di preghiera oggi celebra 40 anni di vita, 40 anni, un cammino di grazia, di misericordia, di crescita interiore, perché su tutti voi e sempre ci sia la benedizione del Signore. Confesso.
dal libro del profeta Amos. Il Signore mi disse: ascoltate questo, voi che calpestate il povero e sterminate gli umili del paese, voi che dite: quando sarà passato il novilunio e si potrà vendere il grano? E il sabato perché si possa smerciare il frumento, diminuendo l'effa e aumentando il siclo e usando bilance false per comprare con denaro gli indigenti e il povero per un paio di sandali? Venderemo anche lo scarto del grano. Il Signore lo giura per il vanto di Giacobbe. Certo, non dimenticherò mai tutte le loro opere. Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. L'amministratore disse tra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò, perché quando sarò stato allontanato dall'amministrazione ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire due padroni, perché odierà l'uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Parola del Signore. Caro Don Emilio, cari fedeli, stiamo celebrando una commemorazione dal sapore biblico. Aprite la Bibbia, incominciate a trovare. 40 anni il popolo di Dio, dopo aver lasciato la schiavitù dell'Egitto, vaga nel deserto e Dio li nutre con la manna, con gli uccelli. Ma la loro vita non è stabile, dovranno continuare il cammino fino ad arrivare alla terra promessa, da cui però li divide tanta povertà, difficoltà, fame, sete, nemici, quasi la sfiducia scende nel cuore di ognuno. Ma Dio dov'è? Perché gli anni passano e noi rimaniamo qui? Dio premia sempre, però la ora la stabilisce Lui. 40 giorni Gesù nel deserto a pregare, a meditare, a ripetere al Padre l'offerta di se stesso
per quella vita di sacrificio che l'aspetta. Disse profeticamente ai suoi discepoli nell'imminenza della passione: ecco, stiamo salendo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà preso, sarà processato, sarà crocifisso, poi però risorgerà il terzo giorno. Gesù sapeva bene tutto quello che doveva fare, l'ha promesso al Padre e adempie quella promessa. Nel Getsemani, quando eleva a Dio Padre la preghiera dell'addio ai suoi fratelli, dice: io li ho custoditi, tu me li hai affidati e io li ho portati nel cuore. Adesso io sto per tornare a te e non li lascio soli, io non li abbandono, ma li riconsegno nelle tue mani, al tuo cuore io li affido, Padre, che mi hai amato e che mi hai mandato e mi riceverai nella gloria. Questi 40 anni anche per voi sono stati tempo, giorni, mesi, settimane di raccoglimento, di meditazione, di preghiera nello spirito della Chiesa che adora, contempla, medita, ringrazia, supplica. Vi ho citato all'inizio le parole di San Paolo al suo discepolo Timoteo: con le mani pure, col cuore libero, in pace fra di voi, elevate a Dio la vostra preghiera. L'avete fatto per 40 anni. Ricordate Mosè sul monte in preghiera, mentre l'esercito ebraico combatte nella pianura, guidato da Giosuè. Quando Mosè riusciva a tenere le mani alzate, l'esercito ebraico avanzava. Quando si stancava e le braccia si abbassavano, i nemici prevalevano. E i due che gli stavano a fianco, quando hanno capito questo, uno di qua e uno di là, gli tenevano alte le braccia. Chi ci tiene alte le braccia quando ci stanchiamo di pregare? Ma noi lo chiediamo a Padre Dio, e il nostro Padre in questo cammino spirituale lo chiediamo al nostro angelo custode, lo chiediamo a San Francesco, di cui siamo tutti caldamente devoti. Francesco, il nostro santo, il santo di questa terra, il più italiano dei santi e il più santo degli italiani, il santo di cui è figlio Padre Pio. E io ricordo quando si toccava a questo punto, si nominava San Francesco, il volto di Padre Pio si illuminava e mi ha raccomandato chiaramente, esplicitamente: ricordati che sei figlio di San Francesco. E io certo non posso dimenticare questo, come non posso dimenticare di essere figlio suo. Lui avrebbe potuto benissimo aggiungere: e sei figlio mio. Era scontato, lo sapevo io e lo sapeva lui. E quando gli ho detto che io non ce la facevo a portare il peso che lui mi stava mettendo, non so se posso dire sulle spalle, ma nell'anima, e allora gli ho detto che per me era sproporzionato, e lui mi ha detto: tu fai la parte tua, dove non arrivi tu ci sto io. E un'altra volta mi ha detto: ma fidati di Dio. Che bello, io lo vorrei dire a voi, lasciare come parola ricordo testamentario di questo incontro di preghiera: fidiamoci di Dio. Dio non manca mai alla sua promessa, come non manca il suo soccorso, come non manca nella misericordia. Io ho confessato, ho distribuito tanta misericordia di Dio, e prima della messa avevo chiesto ancora: Signore, pietà, altra misericordia. E prima che ce ne andremo ancora una benedizione per
che il Signore ci guidi in questo cammino che deve continuare, 50, 60, 100, 200, 1000, tutto il tempo che il Signore vorrà. Veramente è una benedizione di Dio il gruppo di preghiera di Padre Pio in questa comunità parrocchiale. Quando sono arrivato la prima volta e abbiamo parlato del gruppo di preghiera da fondare, Don Bruno rideva, alzava le mani per la gioia e mi diceva: sì, lo dobbiamo fare, lo dobbiamo fare. E per tanti anni è stato fedelissimo, anzi sappiamo, e Don Emilio me lo ricordava, che quando si andava avanti ha detto: ma una volta al mese questo incontro è poco, dobbiamo fare una volta alla settimana. E quello che io ho trovato nei più ferventi gruppi di preghiera sparsi in Italia e all'estero, io ne ho fondati più di 400, ne seguo tutti quelli che posso e vi dico, quei gruppi che sono più ferventi, più fondati proprio nella fede, nell'amore al Signore, nell'ispirazione a Padre Dio, non si contentano di una volta al mese, due, tre. Io ho suggerito a molti gruppi che vedevo ben animati, ma potete fare due volte al mese, un incontro di formazione, parlate di Padre Pio, leggete l'epistolario e poi un altro di preghiera. A voi questo non sarebbe bastato, e così è bello. Sapete, una volta nel deserto c'era un gruppo di monaci che facevano preghiera, penitenza, ma tanto digiuno, e mangiavano due volte alla settimana. Arrivò un novello, un novizio, che voleva anche lui fare quella vita. Lui era abituato a mangiare un paio di volte al mese, come campava, non lo so. Fatto sta che a un certo punto ha detto al padre superiore: io qua non ci resisto, per me non va bene. Mangiamo due volte alla settimana, troppo, troppo. Qua io me ne devo andare altrove. E se ne andò altrove, poi viveva, faceva il quaresima, quindi 40 giorni su 40 giorni, se finiva una quaresima ne cominciava l'altra. Aveva digiunato per tutto il tempo della quaresima, l'altra pure quaresima era, e quindi doveva digiunare anche. Leggete le vite di questi santi eremiti, sono veramente meravigliosi. Molte di queste biografie le ho anche scritte e ho pubblicato quella collana di Vento Impetuoso, 7 volumi, dove racconto questo passaggio dello Spirito Santo che incendia le anime, mette il fuoco. Gesù disse: io sono venuto sulla terra a portare il fuoco, e che altro posso desiderare se non che si accenda subito? E la Pentecoste ha acceso questo fuoco e i santi di Dio ardono di questo fuoco. San Francesco dice: in fuoco l'amor mi mise. Io cercavo il calore, il fuoco, l'amore, Dio me l'ha dato. Ed ecco, la stessa cosa potrebbe ripetere Padre Pio, come la stessa cosa abbiamo sentito dire questa sera da San Paolo. Questo è il fuoco che purifica, che ci fa somigliare al Signore, perché Dio è puro, dice San Paolo, con le mani pure, col cuore puro, con l'anima pura. Allora un gruppo di preghiera che si riunisce per stare insieme nel nome di Dio davanti a Gesù sacramentato, in attesa di ricevere l'Eucaristia, il corpo, sangue, anima e divinità, deve tornare e sentire sempre questa purezza dei pensieri, purezza del cuore, purezza delle opere. Siamo stanchi di questo mondo inguaiato, confuso e sprofondato anche nella melma della strada. Non se ne può più. E allora ecco dove veniamo a prendere rifornimento per sentire la forza di vivere come Gesù ci chiede, come Padre Pio è vissuto, ma anche la gioia di una libertà interiore che solo Dio ci può dare. Com'è bello! Chi di voi ha provato l'esperienza della conversione sa bene quello che io sto dicendo. Nel momento in cui Dio ti ha preso, Cristo ti ha lavato, tu hai sentito di essere rinato,
ti sei sentito come un bambino nelle braccia della mamma, felice, puro, gioioso. È questo che noi chiediamo a Padre Pio. Aiutaci, Padre, a crescere nella fede e nell'amore, a operare sempre alla luce dello Spirito Santo e a testimoniare Cristo nella nostra vita. Testimoniarlo nell'ora della preghiera, della comunità che si riunisce, della famiglia che respira la gioia di Dio, ma anche mentre noi stiamo fuori, per le strade, nei nostri uffici, nelle nostre case. Una volta che avete preso Gesù, lo dovete portare senza paura, dovunque. Sentite bestemmiare, i tre bambini di frate, ma che facevano? Dissero alla Madonna, che dobbiamo fare quando sentiamo le bestemmie? Voi dite, Dio sia benedetto. Quando vi offendono, Gesù dice, mostrate l'altra guancia. Allora, noi dobbiamo essere creature nuove, e questo è possibile, proprio vivendo nella fede, nutrendoci dell'Eucaristia e supplicando Dio perché dia pace a questo mondo imbrogliato e violento, crudele. Sta tornando la crudeltà demoniaca. Certi delitti fino a pochi anni fa non si sentivano nominare. Cosa sta succedendo? Stiamo mandando a spasso Dio. Questa legge si può approvare, porta si può fare, divorzio è cosa buona. A un certo punto, che volete, si torna a vivere in una gabbia di animali che si sbranano. Gesù, dacci la luce, dacci l'amore, dacci la pace. La prima parola che Gesù ha pronunciato dopo la sua risurrezione, qual è stata? Questa. Si è presentata agli apostoli, pace a voi. E allora, mentre sappiamo che Padre Pio ci ha dato l'esempio e così ha detto ai frati che gli hanno domandato, in quel momento non c'ero io, ve l'hanno raccontato, gli hanno detto, Padre, ma tu ci scrivi qualche cosa che ci serve da testamento? Lo rileggiamo, sappiamo come San Francesco ha scritto il suo testamento. E Padre Pio ha risposto, ma io non credo di avervi dato un cattivo esempio. Il testamento per noi è la sua vita. E quando io stesso gli ho scritto, non sapevo di questo padre, io gli ho detto, padre, scrivimi un pensiero, io lo conserverò come testamento. Mi ha detto, tu sei figlio di San Francesco, sei religioso, sacerdote, cappuccino per di più, che fai cercando un altro testamento? Ce l'abbiamo. Quando dissero a San Francesco, scrivi una regola, noi vogliamo seguirti, vivere come te, scrivi una regola, lui ha risposto, la regola è il Vangelo. E anche per noi il Vangelo è la regola, ma lo dovete dire, è o no? Sì. Sì o no? Sì. Allora ce l'abbiamo la regola. L'esempio del Padre Pio, la gioia che Gesù ha dato a coloro che credono e sperano è la gioia di ognuno di noi. E io, a nome mio e vostro, dico a Don Bruno grazie, dico a Don Emilio grazie, dico a Padre Pio grazie e dico anche al Signore grazie per tutti. Credo in un solo Dio. Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato. Grazie.
fatto memoria l'estima te di Padre Pio, 20 settembre. Domani faremo memoria del suo transito. Affidiamo alla sua intercessione la nostra preghiera. Preghiamo insieme dicendo: ascolta, o Padre, la nostra preghiera. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Perché la Santa Chiesa, fondata sugli Apostoli, trionfi sul male e splenda nel mondo per la santità dei suoi figli, preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Perché l'amato Papa Francesco, i vescovi, i sacerdoti, siano sempre pastori e maestri illuminati per condurre il popolo a Dio, preghiamo. Ascolta, Padre, perché ogni uomo si impegni con preghiere, digiuno dal peccato e coerenza di vita ad edificare un mondo di pace, preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Perché i sofferenti nell'anima e nel corpo, nel lutto e nelle difficoltà, trovino coraggio e conforto nell'amore misericordioso di Gesù, preghiamo. Perché i gruppi di preghiera, nati dal cuore di Padre Pio, per rispondere all'appello del Papa, siano ancora oggi e sempre più il respiro di una Chiesa orante, che eleva al Signore preghiere e suppliche per la salvezza di tutti, preghiamo. Ascolta, Padre, la nostra preghiera. Perché questa comunità, lievitata dalla preghiera del gruppo di Padre Pio, è rinvigorita ogni giorno nell'Eucaristia dalla carità che ci santifica, possa camminare fedelmente e costantemente alla luce dello Spirito Santo fino a che il Signore vorrà. Per questo preghiamo. Padre Pio, Santo di Dio, prega per noi. Padre Pio, Santo di Dio, prega per noi. Canto numero 158. Nostro Signore. Amen.
Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. Che cosa buona e giusta. E veramente cosa buona e giusta renderti grazie e innalzare a te l'inno di benedizione e di lode. Dio onnipotente ed eterno, dal quale tutto l'universo riceve esistenza, energia e vita. Ogni giorno del nostro pellegrinaggio sulla terra è un dono sempre nuovo del tuo amore per noi. È un pegno della vita immortale, poiché possediamo fin da ora le primizie del tuo Spirito, nel quale hai risuscitato Gesù Cristo dai morti, e viviamo nell'attesa che si compia la beata speranza nella Pasqua eterna del tuo regno. Per questo mistero di salvezza, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo l'inno della tua gloria.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie per averci ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Tommaso e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza, ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte la vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, con gli Apostoli, con Santa Caterina, San Pio e tutti i santi che in ogni tempo ti furono aggrediti, in Gesù Cristo tuo Figlio, canteremo la tua gloria. E sto con Cristo e in Cristo. A te, Dio, Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Ed ora preghiamo insieme, elevando nel canto il nostro spirito, come Gesù ci ha insegnato. Padre nostro che sei, ma la fede della tua Chiesa e donale
unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. In Cristo che ci ha resi tutti fratelli, scambiatevi segno di pace. Thank you.
Beato numero 455. Thank you.
preghiamo. Guida e sostieni, Signore, con il tuo continuo aiuto il popolo che hai nutrito con i tuoi sacramenti, perché la redenzione operata da questi misteri trasformi tutta la nostra vita. Per Cristo nostro Signore. Amen. Guardate questo volume. Non so, la vostra distanza, se è possibile, distinguere bene le immagini, l'iscrizione. Comunque, vi leggo io ciò che è sulla copertina. Parrocchia Santa Caterina da Siena, gruppo di preghiera Padre Pio. Meditiamo, adoriamo, contempliamo. E la sintesi del contenuto: da 40 anni un gruppo che prega, come a dire che la preghiera è una fatica che qualche volta stanca, per chi non ha capito che non è una fatica per camminare in senso orizzontale tra le spine, il fango e le rocce, ma sono ali per volare verso Dio. Infatti noi definiamo la preghiera elevazione dell'anima. Allora voi vi riunite ogni settimana per elevare al Signore tutti insieme e insieme a Padre Pio l'anima. Questo bel volume contiene ciò che voi qui avete detto, cantato e meditato. E quando mi hanno chiesto di dire un mio pensiero a proposito, ecco, vi leggo appena qualcosa di ciò che ho scritto. Come la poesia è l'ala del pensiero, così il canto è l'ala della preghiera. La voce sale verso il cielo sull'onda delle note scaturite dall'anima. E allora, sulla terra la preghiera si fa adorazione e contemplazione. In cielo l'amore, espresso da canti e preghiere, si fa canto e il canto celebra le meraviglie di Dio. Una lode più che meritata ai giovani, e facendo corona al proprio sacerdote, al proprio parroco, al proprio pastore, si sono impegnati in questo lavoro per testimoniare la propria fede nella gioia di pregare cantando. Allora, bene, usatelo, perché bene vi aiuterà. E grazie a te, Don Emilio, che sei l'anima tutto questo, e i ragazzi che ce l'hanno messa tutta. Come sempre ti ringrazio della tua presenza in mezzo a noi, ormai possiamo dire che siamo amici nel Signore, e c'è una definizione che mi piace condividere con te, visto che tante volte c'è qualcuno che ci racconta le cose, siamo compagni di preghiera. È bello essere compagni di preghiera. Allora, questo libretto è un dono che questa parrocchia vuole fare in questa occasione dei 40 anni, quindi chi lo vuole avere, magari una coppia, una famiglia, perché insomma non è che poi ce ne abbiamo tantissimi. Dopo, piano piano, al tavolo lì, dopo la messa, li potete venire a prendere, lo potete venire a prendere, e la raccolta di alcune delle meditazioni del martedì. Ma visto che dicevi che questo gruppo si unisce tutti i martedì, molti di questo gruppo vengono tutti i giorni a pregare il rosario, a celebrare l'Eucaristia, quindi non è solo il martedì. Il martedì è il riferimento per tanti, ma devo dire con gioia che tutti i giorni tanti partecipano all'Eucaristia, al rosario e alla preghiera quotidiana, quindi anche questo penso che sia ancora più bello del semplice martedì, no? Martedì è il nostro riferimento. Io inviterei tutti, volendo, a venire il martedì alle 17:30 a questo tempo di adorazione. Molti ci seguono anche via internet,
chi è malato, chi non può venire, abbiamo questa iniziativa e ora avete anche questo libro che raccoglie queste meditazioni a seconda del tempo liturgico, i vari commenti, le varie meditazioni agli scritti di San Pio. E allora così, per i 40 anni abbiamo voluto tentare questo prezioso dono di spiritualità. E grazie a tutti. Il Signore sia con voi. Il Signore vi benedica e vi protegga. Faccia risplendere il suo volto su di voi e vi doni la sua misericordia. Rivolga su di voi il suo sguardo e vi doni la sua pace. E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga sempre. Nella gioia del Signore, testimoniando la misericordia con la nostra vita, andate in pace. Canto numero 643.